Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura ovviamente i responsi delle elezioni politiche e i riflessi, in particolare nella nostra regione, dove c'è il trionfo del Movimento 5 Stelle. I pentastellati stravincono anche in Abruzzo, dove arrivano al 40% e diventano il primo partito, staccando di decine di punti i singoli partiti di centrodestra e di centrosinistra. Esultano gli esponenti regionali del movimento che dicono vedono premiata la loro campagna elettorale. Il servizio di Alfredo Primante. Se l'Abruzzo fosse l'Italia, il Movimento 5 Stelle governerebbe da solo. Il paradosso rende l'idea della proporzione con cui i pentastellati hanno vinto le elezioni nella regione. Quasi cappotto all'uninominale, presi 5 seggi su 7 e una messe di voti al proporzionale che vanno ad amplificare la pattuglia grillina che dall'Abruzzo arriverà in Parlamento. Certo, aiutati dal vento nazionale ed europeo che soffia sulle vele dei partiti definiti dai più antisistema, ma per stessa ammissione di diversi esponenti regionali del Partito Democratico, oggi al governo delle istituzioni locali, i grillini sono stati premiati per il lavoro fatto dagli attivisti sul territorio, quasi casa per casa. Esulta il consigliere regionale Domenico Pettinari, che sottolinea la sconfitta politica del presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso. Il dato è la grande sconfitta del presidente D'Alfonso. Il presidente D'Alfonso è stato bocciato sotto tutti i fronti. Una regione Abruzzo ha dimostrato, i cittadini abruzzesi hanno capito bene quello che ha fatto in regione Abruzzo, tagli della sanità, tagli dei trasporti. Noi lo abbiamo sempre detto, i cittadini abruzzesi hanno premiato il Movimento 5 Stelle, hanno premiato il programma del Movimento 5 Stelle, hanno premiato il modo di comportarsi, dell'onestà del Movimento 5 Stelle, dei valori sacrosanti che abbiamo sempre sbandierato. Sulla sponda aquilana stessa soddisfazione tra i grillini. La senatrice Enza Blundo non vuol sentir parlare di un voto di pancia, ma spiega che è stato un voto ragionato quello al Movimento 5 Stelle. Il nostro movimento ha dimostrato di essere vivo e vegeto, di non essere per nulla distrutto o messo all'angolo, anzi, credo che questo voto non sia poi neanche del tutto di pancia come fu all'epoca, perché credo che ci sia stato un voto ragionato di riconoscimento proprio dell'impegno, dell'onestà, del nostro lavoro in trasparenza e di tutto quello che abbiamo sempre promesso e poi concretamente mantenuto. Per il Partito Democratico Abruzzese il 4 marzo resterà una data storica perché segna un crollo verticale del consenso. Il segretario del PD Matteo Renzi, nella conferenza stampa che si è tenuta nel tardo pomeriggio, ha rassegnato le dimissioni. In Abruzzo, tra i democratici che sono scesi sotto la media nazionale, in discussione c'è soprattutto il governatore Luciano D'Alfonso, che è sceso in campo in prima persona, candidando al Senato. Il servizio. Se il centrodestra tiene e resiste all'ondata, anzi allo tsunami pentastellato, conquistando due collegi uninominali, tutti all'ombra del Gran Sasso con Martino e Quagliariello, il vero crollo, che è quasi un'apocalisse, è quello del Partito Democratico. Neppure l'impegno in prima persona del presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso ha potuto evitare una sconfitta che va oltre non di poco il dato già pessimo nazionale. L'assessore Donato Di Matteo non ha dubbi, D'Alfonso deve dimettersi. Si deve dimettere, è un segnale serio di una persona che prende atto che lui ha perso, non è più quel leader che lui ha impersonificato, ha creduto di rappresentare. Si deve dimettere e deve creare le condizioni perché perlomeno in questa sconfitta dia una dimostrazione di umiltà, una dimostrazione di serietà e una dimostrazione una volta tanto di coerenza rispetto ai dati che sono usciti fuori. Massimo Cialente è ancora più netto, invitando, anzi esortando, un repulisti generale nel PD a partire dal segretario. Auspico solo che il PD vada all'opposizione. Noi abbiamo bisogno di una vera cura disintossicante e si faccia quello che non si è voluto fare, cioè un vero
congresso, che può durare 2, 3, 4, 5 mesi, in cui si cominciano a dibattere i temi. E è proprio un vento, gli italiani hanno detto levatevi, questo è. Levatevi, non ne possiamo più. Ginoble invita tutti alla calma e a non sfasciare definitivamente un PD agonizzante. Io credo che insomma qualche volta non svolgere un ruolo di governo permetta una riflessione interna, una presa di coscienza, una maggiore umanità nel fare politica. Quando qualcuno dice magari che i grillini non sono conosciuti, in parte è vero, però che non facciano politica e che non ascoltino la gente, che non la incontrano, non è vero. Nel servizio è stato tirato in ballo il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e lo abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera D'Alfonso. Buonasera e buon lavoro. Grazie Presidente, intanto lo diciamo, lei è anche neo senatore della Repubblica, eletto nel proporzionale. Prima ancora di rispondere alle critiche, alle sollecitazioni che arrivano da esponenti che abbiamo ascoltato, come ad esempio Donato Di Matteo, intanto le chiedo un dato politico sul verdetto di queste elezioni. Ma il dato arriva dalle elezioni, io ci posso mettere una riflessione politica. Se avessi la condizione di produrre dati avrei dato luogo ad una sorte elettorale diversa. Io ci metto la mia riflessione. Primo dato sul piano riflessivo, in Europa è accaduto quello che oggi si è visto in Italia. Chi ha responsabilità di governo paga pegno, per cui la condizione preferibile in questa fase storica e non avere sulle spalle responsabilità di governo. Secondo elemento di riflessione, il fatto che queste elezioni vedano due vincitori, i 5 Stelle e poi il movimento leghista di Salvini. Entrambi sono accomunati dalla stessa idea sull'Europa e hanno anche un'agenda abbastanza sovrapponibile. Questo mi fa dire che i cittadini abbiano affidato loro la responsabilità del nuovo governo e anche di comporre una maggioranza parlamentare. Per quanto riguarda il PD in Italia e nei territori e in Abruzzo, c'è da ricostruire un pensiero radicale che accolga dentro di sé anche coloro i quali si sentono esclusi. Io voglio lavorare su questo e per questo, a fianco rispetto a tutte le persone di buona volontà che credono a questo campo del centro-sinistra. Donato Di Matteo, nel corso del servizio, nel corso dell'intervista che ha rilasciato oggi la nostra emittente, la invita a dimettersi. Lei ha uno scranno a Palazzo Madama ed è presidente della regione Abruzzo. Ha intenzione lei di dimettersi? Di Matteo peraltro invitava alle dimissioni anche il presidente della provincia di Pescara Di Marco e il sindaco Alessandrini, quindi i principali responsabili istituzionali del Partito Democratico. Lei cosa risponde? Ma non mi pare che abbiano responsabilità di partito il sindaco di Pescara e il presidente della provincia. Mi pare che nell'elenco ci abbia messo anche il sindaco di Roccamorice per la sua appartenenza al suolo. Quello che è certo è che l'ordinamento mi impone di rimuovere una delle due cause di incompatibilità. Io, essendo eletto senatore ed essendo stato eletto presidente della giunta regionale, per ordinamento devo rimuovere una delle due cause di incompatibilità. Ci sono delle regole nella liberal democrazia, io rispetterò le regole della liberal democrazia. Poi per quanto riguarda Di Matteo, diciamo si sa tutto, compreso qual è il suo movente e naturalmente teniamo conto anche del suo movente. Entro quanto tempo lei deciderà? C'è un regolamento che disciplina il ritmo e le scansioni. Non sarò anticipatore perché preferisco anticipare soltanto i cantieri e le realizzazioni. Terrò da conto quello che stabilisce l'ordinamento per quanto riguarda l'insorgenza dell'incompatibilità. Non appena c'è la convalida, scatta una procedura che mi permette di rimuovere l'incompatibilità. E siano sicuri coloro i quali tengono al mio massimo impegno che farò sì che il mio massimo impegno arrivi e si realizzi nel rispetto dell'ordinamento.
Prima di congedarla le leggo la nota diramata dal segretario regionale Rapino. Il nostro è un voto, sia nell'affluenza sia nel risultato, che ci lega al trend del sud, dove il PD in ogni regione ha perso tra 8 e 10 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2013. Ci sarà molto da approfondire nei prossimi giorni, sapendo che non c'è un destino personale da difendere, ma ricostruire quello collettivo. Tutto questo avverrà, le chiedo, attraverso una sorta di resa dei conti, Presidente? Beh, no, non esiste resa dei conti nel campo politico nel quale io opero. Faremo un congresso di partito. Nella Chiesa si parla di sinodo, noi faremo un congresso di partito dove avranno protagonismo quelli che hanno le idee, quelli che hanno capacità di lettura e di rilettura sociale e quelli che sono capaci di prendere una nuova iniziativa politica. Tutto il resto rimarrà fuori del partito e noi determineremo un recupero di funzione del partito che diventa una infrastruttura della società, leggendo la crisi che sta attraversando la politica in tutta Europa. Noi siamo interessati ad avere un paniere di un'offerta politica che includa coloro i quali oggi si sentono esclusi. È possibile fare questo? Secondo me sì, discutendo a fondo le ragioni della crisi che sta colpendo il ceto medio e anche le fasce che si sentono marginali della popolazione. Dobbiamo concepire una nuova idea di ricchezza e di distribuzione della ricchezza. Addirittura in alcuni paesi d'Europa si discute su forme di predistribuzione della ricchezza, prima ancora che arrivi l'erarialità fiscale. Sono temi significativi che riguarderanno anche la riforma per scegliere classi dirigenti capaci di funzionare. Tutto questo sarà oggetto di riflessione, a partire anche dai temi del welfare. Quanta copertura sociale deve garantire un ordinamento nazionale? Io darò una mano da Roma attraverso la spinta che si può garantire anche ai rapporti tra una Camera di legislazione e i territori periferici e la Regione. Su questo siano certi tutti coloro i quali mi hanno supportato che utilizzerò al meglio il ruolo di senatore, sapendo Presidente, che è una missione sacrale. Una ultimissima riflessione sulle dimissioni del ormai ex segretario Renzi, comunicate nel tardo pomeriggio. Ma Renzi ha accompagnato una fase difficile della lotta politica nazionale facendo nascere e rinascere il partito dal punto di vista della migliore vittoria. Adesso abbiamo avuto difficoltà a intercettare il consenso prevalente degli italiani davanti ai numeri impegnativi di questo insuccesso. Renzi ha ritenuto di mettere a disposizione l'incarico. Mi è molto piaciuto quello che ha detto, che farà il senatore di Firenze, di Scandicci, e si impegnerà per rialimentare un'adeguata iniziativa politica. Ho apprezzato molto la sua dichiarazione di responsabilità. Io affiancherò tutti coloro i quali vorranno lavorare, sapendo che una comunità politica vive del contributo di tutti. Io ho assistito a cicli politici in Italia e in Europa dove una volta si vince e una volta si perde. A me fino ad oggi è sempre riuscito di vincere. Oggi prendo atto che esiste anche la dimensione della sconfitta. Presidente, la ringrazio, le auguro una buona serata e un buon lavoro. Grazie al Presidente D'Alfonso, peraltro eletto al Senato della Repubblica. E prima di andare avanti, una dichiarazione dell'assessore regionale in quota LeU, Marinella Sclocco. Non rinnego neanche un secondo il percorso fatto, neanche un secondo. Esordisce così appunto l'assessore regionale Sclocco commentando i risultati del voto. Le antenne tese sui territori ci avevano fatto capire chiaramente più di un anno fa che le politiche di quel centro-sinistra non davano alcuna risposta alle persone, che c'era un vento diverso ed una voglia forte di stravolgere tutto. Abbiamo per questo iniziato un percorso diverso, sperando di contenere l'emorragia, di dire almeno al popolo di sinistra che l'alternativa c'era ed era liberi e uguali. Ed ora proseguiamo nella nostra riflessione del dopovoto, e nella coalizione di centrodestra c'è soddisfazione per il risultato raggiunto. Sono due i parlamentari strappati ai 5 Stelle nei collegi uninominali e rappresentano l'unico argine alla marea gialla. Roccaforte del centrodestra, il collegio del Gran Sasso. Meno bene invece il risultato sulla costa. Il servizio di Jacopo Forcella.
Il centrodestra in Abruzzo tiene e in due collegi contrasta e batte l'ondata del Movimento 5 Stelle. La coalizione si attesta quasi al 36% alla Camera dei Deputati e oltre al 37% al Senato. Il dato che si evince è quello di Forza Italia, che rispetto al trend nazionale in Abruzzo tiene dietro la Lega di Salvini in entrambi i rami del Parlamento. Un risultato che non può non soddisfare il coordinatore regionale azzurro, Nazario Pagano. Forza Italia, come hai appena detto tu, resta il primo partito della coalizione, anche se la Lega, devo dire, è andata molto bene. Questo ci ha consentito di essere molto competitivi e il centrodestra oggi sicuramente o è la coalizione in testa o comunque è alla pari più o meno col Movimento 5 Stelle, cosa che ci consentirà di affrontare le prossime elezioni regionali davvero con la possibilità, anzi non dico la certezza ma la convinzione di vincerle. Alfonso si è candidato al Senato per il suo partito, se è stato eletto come penso, credo che sia giusto e opportuno che si dimetta. Ho sempre detto che sul 37-38% la coalizione sarà il primo partito. Poi che il Movimento 5 Stelle che fa un risultato eccellente, io già me le immaginavo, perché fanno la politica del cittadino. Ma è passata l'amarezza per la mancata ricandidatura, senatore? Ma guarda, quello a me non c'è problema, è solo che i miei fans che da tutta Italia, dal nord al sud Italia, ma specialmente anche qui in Abruzzo, sono più amareggiato di me. Vittorie tutte sul fronte aquilano, con Antonio Martino che all'uninominale alla Camera dei Deputati con il 42% alla meglio sul candidato pentastellato Giorgio Fenele, tenuto dietro di 10 punti percentuali. Staccatissima invece Lorenza Panei della coalizione di centrosinistra, più che doppiata dallo stesso Martino. Quale impegno si sente oggi dall'Aquila di garantire agli aquilani? Beh, non solo agli aquilani, ma a tutti gli abitanti del collegio, gli marsicani, gli abitanti dell'Alto Sango, gli abitanti della Valle dell'Aterno, gli abitanti di tutti i 90 comuni del nostro collegio avranno per me una importanza vitale e continuerò il lavoro che negli ultimi 30 giorni abbiamo fatto nei giorni a seguire. Nell'altro ramo del Parlamento, al Senato, Gaetano Quagliariello con quasi il 40% vince sulla candidata del Movimento 5 Stelle Emanuela Papola, che si attesta al 37%, sconfitto nettamente l'ex sindaco del capoluogo Massimo Cialente della coalizione di centrosinistra al 17% dei consensi. Dunque, in una regione a fortissima connotazione grillina, il centrodestra strappa due seggi importanti all'uninominale in una tornata elettorale comunque contrassegnata dal vantaggio nazionale dell'asse Salvini-Berlusconi-Meloni, anche se sui rapporti di forza adesso a Roma si aprono scenari completamente nuovi. Grande affermazione all'Aquila della Lega, un risultato importante, dice l'assessore comunale dell'Aquila, Emanuele Imprudente. Premia la campagna elettorale condotta da Matteo Salvini, che ha scelto di scendere tra la gente. Vediamo. Emanuele Imprudente, grandissima affermazione della Lega a livello nazionale ma anche a livello locale, avete avuto buonissimi risultati, un trend che vi aspettavate? Ma sì, sinceramente l'ultima settimana la percezione c'era, è stato un risultato eccezionale a livello nazionale, a livello abruzzese e a livello della provincia dell'Aquila e della città dell'Aquila. Segno che ciò che Matteo Salvini in questi tre anni, da quando è nato questo progetto nazionale, è stato recepito da tutti. È un risultato che dà un segnale molto chiaro al centrodestra nazionale, dove esiste un solo leader che è Matteo Salvini, e sul dato regionale abruzzese dà un altro messaggio molto chiaro, cioè lo sfratto esecutivo nei confronti di D'Alfonso e del Partito Democratico. Ecco, a proposito di questo, quella del Partito Democratico è stata una debacle, forse anche al di là dell'immaginazione delle aspettative. Ma nell'aria c'era, ma non così sinceramente. Segno molto chiaro che i cittadini hanno capito che è un partito che non sta vicino alla gente, ai problemi della gente, nonostante ci sono state forme di potere enormi. Ecco, adesso gli scenari, la prima bocciatura sonora del centrosinistra è arrivata alle amministrative qui all'Aquila, adesso questa a livello nazionale, le regionali saranno il prossimo banco di prova qui a livello locale. Ma ogni elezione è una storia a sé, chiaro che in questo momento con questo dato elettorale così, da due elementi.
la Lega primo partito e quindi è l'elemento trainante di tutta la coalizione, comunque di un'area politica vasta, e sicuramente da parte del PD, come ho detto poc'anzi, è finita un'epoca. Ecco, adesso per quanto riguarda gli scenari a livello nazionale, si dovrà trovare una forma di governo per non rischiare di riandare al voto? Ma prima di parlare di questo, essendo questa una legge elettorale molto complicata e particolare, io credo che sia importante capire i numeri veri che ci saranno in Parlamento. Fatto questo, vediamo, però una cosa è chiara, per quanto riguarda l'incarico secondo me che dovrà dare il Capo dello Stato, non può che darla a Matteo Salvini, perché è il leader del centrodestra, il centrodestra comunque ha avuto come coalizione un numero importante davanti ai 5 Stelle. Un dato positivo è stato anche la grande affluenza alle urne. Ma sì, va detto pure una cosa, che alle elezioni politiche sostanzialmente gli italiani vanno a votare. Poi in questo momento era anche importantissimo, perché questa era una legge, era un momento particolare per la nostra nazione, e quindi diciamo così, il 60% degli italiani è andato a votare contro un sistema che in questi anni ha fatto sì che l'Italia diventasse un'Italietta, e quindi c'è stata una reazione vera che è passata maggiormente per 5 Stelle e Lega. Nel centro-sinistra teramano non ci sono sorrisi, la sconfitta è netta. Il segretario provinciale del PD, Gabriele Minosse, non nasconde la sua delusione, mentre in Civica Popolare, nonostante la sconfitta, Giorgio D'Ignazio si dice soddisfatto del suo risultato personale. Tania Bonici Castelli. Una partita difficile, deluso? Sì, forse fosse difficile, sapevamo tutti, insomma, voglio dire, in questo momento è veramente difficile per il Partito Democratico, soprattutto perché si è governato questo paese in un momento molto difficile, governiamo anche la regione, diversi comuni, in un momento veramente difficile, con una serie di tragedie, però così non me lo aspettavo sinceramente. Però si chiude una porta, si apre un portone, quindi ricominciamo a discutere per le amministrative al Comune di Teramo. Ma sì, certo, poi la politica è così, poi bisogna sempre rispettare il cittadino che vota, quindi ha deciso così, va benissimo, si ricomincia, si rifà un progetto politico nuovo e non possiamo neanche stare tanto a piangerci addosso, perché abbiamo diversi comuni al voto, tra cui c'è il comune di Teramo qui, e quindi non possiamo noi perdere tempo. Voi come vi state riorganizzando come Partito Democratico? Ma noi avevamo già iniziato a fare dei ragionamenti con la coalizione e tutto quanto, poi ovviamente con queste elezioni un po' è saltato tutto. Vedremo, adesso faremo l'analisi del voto in questo senso, ma immediatamente ragioneremo sulle città dove andremo al voto, e noi siamo il popolo delle primarie, vedremo quello che c'è da fare. Certo, non abbiamo tanto tempo, quindi non possiamo neanche stare a perdere troppo tempo, perché probabilmente a giugno, primi giugno si voterà. Però ma i meccanismi territoriali, locali, sono diversi da quelli nazionali? Beh, noi diciamo siamo un pochettino più democratici, vogliamo dire questo, perché noi comunque se ci sono delle persone, delle figure che siano dirigenti o no, che vogliono fare le primarie, noi dobbiamo, da statuto, le dobbiamo accettare. Deluso da queste elezioni, da questi risultati? Beh, in linea di massima erano un po' i dati che emergevano da una campagna elettorale difficilissima, da una campagna elettorale soprattutto per noi start-up della politica, un simbolo nato 15 giorni prima della chiusura delle liste. Il risultato non è di quelli che entusiasmano. Il mio risultato invece è stato un risultato stratosferico, sono arrivato secondo in assoluto in Italia, primo di me è arrivato al collegio di Avellino De Mita, per cui insomma mi ritengo soddisfatto di quello, vedendo la mia presenza sul territorio, la mia diciamo essere continuamente vicino alle persone, è stata premiata tra virgolette in un momento di disastro diciamo di carattere generale. Come continuerà la sua carriera politica? Beh, io continuerò a lavorare come ho fatto, come col cuore che metto in tutte le cose che faccio, con sentimento alla pari col cittadino che incontro, mai di superbia, e soprattutto mi ritengo un soldato della politica, quindi continuerò a stare in trincea fino a quando non finirà, diciamo tra virgolette, la mia esperienza politica, e spero che duri ancora tanto, se non sono soddisfatto, le testimonianze di affetto e anche vedere anche la gente magari essere dispiaciuta per la mia non elezione ti fa anche commuovere, perché nel senso fai capisci quanta gente ti vuole bene.
Lasciamo l'ampia pagina dedicata alle elezioni, ma restiamo nell'ambito della politica e ci spostiamo al comune di Avezzano, perché quest'oggi il sindaco De Angelis ha scelto di azzerare la giunta. Questa mattina è arrivata dalle stanze del municipio ufficiale comunicazione da parte di De Angelis circa la revoca della giunta comunale così composta, formata dal vice Emilio Cipollone, da Crescenzo Presutti, Felicia Mazzocchi, Fabrizio Ridolfi, Katia Alfonsi, Guido Gatti e Angela Salvatore. Azzerata quindi la pagina politica suddetta, la sua dichiarazione al netto dei fatti è: rinnovo ai miei assessori l'incondizionata stima personale e professionale, li ringrazio per il lavoro portato avanti in questi mesi. Il provvedimento è finalizzato a verificare la possibilità di prosecuzione del mandato amministrativo. Mercoledì, inoltre, alle ore 12 in punto, nella sala consiliare del comune di Avezzano, il sindaco De Angelis terrà una conferenza stampa per la formalizzazione delle sue dimissioni annunciate a seguito della sentenza dell'anatra zoppa. I civici eletti non ci starebbero ad un'etichetta puramente di centrodestra all'attuale governo della città. Io non ho problemi con il sindaco. Io sono un animo civico, sicuramente il centrodestra è una squadra che non mi appartiene, manterrò la mia natura civica e farò all'interno della maggioranza del sindaco, qualora non si dimettesse, la parte civica della coalizione. Anche se i consiglieri comunali di Avezzano, Donato Aratari e Antonietta Dominici di Avezzano Rinasce, avevano precisato tempo fa in un comunicato stampa la loro posizione in riferimento alla situazione politica attuale. Da parte loro nessun gelo nei confronti del sindaco, al quale hanno sempre confermato sostegno incondizionato, auspicando anche contestualmente però che la caratterizzazione civica della coalizione non fosse snaturata. A causa del livello del fiume Pescara, che in queste ore ha aumentato la sua portata, le golene nord e sud sono chiuse al traffico, come indicano i semafori che si accendono quando i livelli di guardia vengono superati. Il comune di Pescara comunica che il lungomare dei Poeti e gli altri accessi e percorsi golenali rimarranno impraticabili finché il fiume non rientrerà sotto i livelli di guardia. Pertanto l'amministrazione invita la cittadinanza ad evitare accessi ai percorsi golenali, che saranno presidiati anche dalla polizia municipale. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Nel pomeriggio, prima seduta di allenamento diretta dal neo allenatore del Pescara Massimo Epifani. Nelle prossime ore ci sarà l'ufficializzazione dell'affidamento dell'incarico ad Epifani, che è già sotto contratto, che è l'allenatore della Primavera, e domani mattina ci sarà peraltro la conferenza stampa di presentazione subito dopo la seduta di allenamento del mattino. Domani il Pescara terrà una doppia seduta di allenamento. Eccolo Massimo Epifani, con lui nello staff tecnico per la prima squadra ci saranno Mauro Esposito e Gabriele Aldegani, e poi torna nell'ambito della prima squadra il preparatore atletico Ermanno Ciotti, che aveva già fatto parte dello staff di Massimo Oddo. Invece la squadra Primavera è ora affidata al tecnico Di Battista. Queste dunque le prime immagini della prima seduta diretta da Epifani questo pomeriggio, e prima della seduta di allenamento abbiamo avvicinato il presidente Daniele Sebastiani. State formalizzando sostanzialmente l'affidamento della squadra ad Epifani, che comunque è già un tecnico sotto contratto. Sì, sicuramente dopo questa seduta che oggi conduce, perché chiaramente ci dobbiamo allenare e poi insieme decideremo di affidare la squadra a Massimo. Abbiamo già ricomposto lo staff e quindi sicuramente si andrà avanti con Massimo. Staff con Epifani, Aldegani e Mauro Esposito con Di Battista alla Primavera? Sì, per il momento si andrà avanti così. Il preparatore atletico ce l'abbiamo, perché è stato con noi anche negli anni di Oddo ed era il preparatore nostro, che è Ermanno Ciotti. La briciosa rimane, che è il match analysis della società, e quindi rimane tutto così com'era. Senta Presidente, uno sguardo al passato più recente: si è consumato questo divorzio con Zeman, forse con un paio di mesi e mezzo di ritardo, si poteva intervenire prima, qual è il suo punto di vista?
No, io penso che non si sarebbe nemmeno consumato il divorzio se il mister avesse fatto il dipendente normale di una società, perché dopo la partita di Cittadella come società abbiamo convocato per la mattina, per ieri mattina alle 9:30 una riunione con lo staff e con i giocatori c'erano, lo staff medico c'era, il mister e il suo staff non si è presentato e ancora peggio non è manco ripartito in pullman con la squadra ma è andato via per i fatti propri, quindi ieri mattina sicuramente se avessi voluto comunicare l'esonero al mister non c'era bisogno di convocare anche i ragazzi, gli avrei comunicato punto e basta, invece l'incontro di ieri mattina doveva servire per fare un po' di chiarezza, per cercare un po' di dare una scossa a questo ambiente all'interno, perché mi sembrava e ci sembrava un pochettino spento. Però lui ha ritenuto così e quindi a questo punto chi non ci ama è meglio che sta da un'altra parte. Le orme di Francesco, di Oddo, di Bucchi possono essere ricalcate da Epifani, cui date una grandissima responsabilità peraltro. No, ma io penso che un allenatore, un giovane allenatore che comincia a fare allenatore come Massimo, che comunque ha già fatto delle esperienze tra i grandi, sicuramente in una categoria inferiore, ma esperienze ne ha fatte, sta guidando molto bene la nostra primavera, non credo che non c'è una scienza esatta, ci sono squadre che hanno cambiato allenatori in questo campionato e hanno preso allenatori ben più blasonati di Massimo e stanno facendo malissimo, forse peggio di quelli che avevano, e ci sono squadre che invece magari hanno preso allenatori sconosciuti e stanno facendo molto bene, e in campo poi bisogna capire se si conosce il mestiere, se si ha una squadra buona. Poi bisogna lavorare e poi il campo dirà se Massimo può fare l'allenatore, a certi livelli non lo può fare. Interim o no quindi? Ma no, Massimo va avanti fino a fine anno senza nessun problema. Era questo l'ultimo servizio del TG6 e di Pescara, e di questo avvicendamento in panchina si parlerà diffusamente questa sera alle ore 21 nella trasmissione replay di Enrico Rocchi. Il TG6 invece torna con la terza edizione, quella delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.